Buongiorno. Buongiorno. Cervo, siete un numero magico come il gattone. Grazie mille, grazie a Fiamma, le si vuole benissimo anche a lei. Grazie ad Ange per i 7 mesi, a Annette per i 34, siamo nel weekend. Magari, scusatemi. Grazie a Hiroshi per i 58. Allora, lo metto in chiaro fin da subito, sto malissimo. Non so cosa sia successo. Non ho idea del perché. Ho mangiato sushi ieri sera da un ristorante buono, o c'era qualcosa che non andava, però il sapore era perfetto, anche più buono del solito, che potrebbe essere. O ho preso freddo. Ma sto malissimo. Mi viene da vomitare, ma forte. Ho fatto colazione con un brioschi e un'enterogermina. E adesso sto aspettando che la tisana scenda a una temperatura umana, che così me la sorseggio. Beatrix, grazie per 53 mesi. Ho faticato come un matto per sistemare il giardino venerdì, sabato, scusatemi, ed è venuto bene. L'abbiamo anche riseminato, adesso speriamo che vada tutto. Quindi ho malissimo alle gambe perché ho strappato un'erbaccia che, vi giuro, era alta, non sta nel schermo. Inclinata così. Così, non sto scherzando. Ho tirato via delle robe incredibili. Cioè, dovrei avere la foto di quella. È che è dentro il bidone, quindi non so se si vede. Quindi ho passato una giornata a fare attività fisica di questo tipo, cui non sono ovviamente abituato, e ho dolori ovunque. Niente, allora, il fuoco, eccolo qua. Quindi ho dolori ovunque, però io non so cosa sia successo. Ieri ho mangiato a pranzo quella fiorentina di Wagyu, che era una roba spaziale, ma ne avrei mangiate altre 4. Oh! E ieri sera avevo un po' di fame e ho mangiato il sushi e non lo so, mi sono svegliato stamattina con il desiderio di continuare a dormire, però non potevo, dovevo alzarmi, portare fuori Sif e tutto. Ma è stata veramente una roba devastante. Si idrati, e adesso bevo la tisanina che sta scendendo, è a 65 gradi, altri 15, no, 25 gradi. Come a 51? Non a 51, a 54 devi andare. Eccola qua. Quindi questo. Non so se sia stato magari il cambio di clima, che siamo stati da Dio in maniche corte, poi è iniziato a diluviare. Adesso fa più freddo. In realtà un po' di caldo ancora, quindi aprirei la finestra giusto per far passare l'aria, non troppo perché. Ai, 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 mamma mia, che male tutto. Ok, un filino aperto, un filino. Aia, Tea, buongiorno, sono disperato, ho bisogno di benedizione per avere l'auto che ho comprato ma che non voglio consegnare, ma bastardi, purtroppo è sempre così, ma tanti auguri, arriverà, arriverà. Buongiorno Ricky. Oltre a questo c'è stato anche un giganteschissimo drop, che immagino siano gli stralcichi poi del Giappone. Quindi rinnovate se volete rinnovare, rinnovate, rinnovate, rinnovate. Abbiamo 3 giorni per recuperare il mese, difficile, però ce la possiamo fare. Sto malissimo. Pensate che Karima mi aveva chiesto, facciamo la live assieme oggi? Guarda. No, no. Con un horror che aveva scelto Lino che sembrava anche parecchio figo, però no. Gli ho dovuto dire di no. Io ho finito questa live e mi ammazzo. Quindi salutatemi tanto Karima le due che fa Horror Mania. Non so cosa fa, però. Se scelto di venire parecchio figo non si sente spesso assieme. Ah, sulla carta lo era, sulla carta lo era. Poi dopo bisogna vedere. Che schifo, no? Ci ho pulito roba con questo. C'è un altro fazzoletto.
Andiamo piano piano, pianissimo. Stamattina, guarda, faccio la live giusto perché ho visto il drop, perché sennò stamattina me ne sarei rimasto a letto molto volentieri. Sono qui solo per il droppone. Buongiorno. Ah. Cazzo, le gambe sono veramente un dolore unico. Vedo che da questi sbalzi da caldo freddo istantaneo ci sta a stare male. Guarda, sai che non so se sia stato quello, perché non mi sembra aver preso freddo. Non vorrei fosse un'intossicazione alimentare o qualcosa che ho mangiato, perché veramente mi è rimasto bloccato il sushi. E l'ho mangiato, che ora l'ho mangiato? L'ho mangiato per le 7:30 e poi sono andato a letto per le 10:11. Quindi pare anche strano che sia, boh, è più probabile un'intossicazione. Però cazzo, il sushi è quello, non è il super top perché quello ancora non ha riaperto, però è uno comunque che ho sempre mangiato e sono, è stato buono. È la seconda scelta, non lo so. Però era buono, Sto in male anche ieri mattina, quindi non credo che lo sia. Ma così, non stavo così. Ieri avevo solo male e dolore dappertutto. Adesso mi viene proprio, sono a tanto così da vomitare l'anima, No, no, anche ieri, è vero, mi sono piegato e ho rischiato. È vero. Però oggi è proprio peggio. Ma che indigestione è possibile? La Fiorentina era veramente golosa. Vi uscirà un reel a riguardo, che adesso ho capito che farò quelle cose lì. Che non frega un cazzo a nessuno, però almeno sono cosine carine da condividere. Ho congestione per colpo di vento, ma non mi pare, non mi pare. Sai che io non so se devo cambiare l'ora della centrale, Ricky, o se è automatico. Vado a vedere. No, però è dietro di 5 minuti. Aia, segna le 8:57. Vabbè, sistemerò. È un disco dedicato dove potresti postare le cose. Sì, però mi piacerebbe raggiungere più pubblico con quelle cose lì. Se faccio qualche routine durante la live, non arrabbiatevi, per piacere. Ah. L'intestino irritato, magari il formaggio preso. No, sabato a cena non abbiamo mangiato leggero, effettivamente. Purtroppo siamo andati. Allora, sabato abbiamo comprato la bistecca che avremmo mangiato poi domenica, cioè ieri. Sabato sera siamo usciti a cena con i suoceri. Ho detto, vabbè, non mangio carne, mangerò, non so, del pesce o del pollo. Oh, non avevano un cazzo. Non c'era un secondo di roba che non fosse bistecca. Mi tirava il culo mangiarla due volte. Quindi ho preso baccalà mantecato di primo, che già di quello non è leggero, però era buonissimo. Degli gnocchi al ragù d'anatra, molto buoni anche quelli, però già lì erano pesantucci. E di secondo mi sono preso il formaggio alla griglia. Quello è stato un errore. Quello è stato proprio un errore. Era pesante sia come sapore che come mangiato, insomma, è proprio non... Quella è una roba che poi forse è quello che lo strascico come parola. Ma poi un ristorante non avere niente a parte le bistecche, che cazzo. La cena sostanziosa, sì. Allora, ho letto alcune recensioni. Questo gioco dovrebbe essere il Paper Please in 3D. Poi mi dicevano alcuni,
Non i diretti interessati, però chi l'ha visto da Karim e da Moro, mi pare che il gioco non era al top. Le recensioni dicono che è buono. Non ne ho parlato con Karim e Moro, però, effettivamente. Quindi non... non lo so. È un gioco che aspettavamo da tanto. Mark ha giocato la demo. Forse intolleranza, ma non è... Allora, eccoci qui. Non ho aperto niente, quindi diamo un'occhiata anche al volume, sembra ok. Boh, non lo toccherei. Siamo tutto a cannone. No, magari la risoluzione la mettiamo... Non c'è da togliere motion blur, questo sarà male. La musica la vedo già perché si sta alzando un po'. Abbassiamo. Perché mi resetta il mouse? Fastidioso. Ok. Ogni reject, grazie mille per la sub. Subate e rinnovate, ragazzi, che recuperiamo il viaggio in Giappone. E soprattutto mi fate fare il cosplay di Tom Selleck. Non vedo l'ora. Cioè, spero di arrivarci. La vedo dura. Ora come ora. La vedo veramente... 800 sub sono veramente troppe, però... Contraband Police è una fiction letteraria. Il gioco è ispirato alla realtà, ma qualsiasi somiglianza non autorizzata con eventi reali o persone reali, vive o morte, è praticamente casuale. Sì. E adesso con la tisana di prima, lo spero. Valico di frontiere di caricata. Nell'81. La signora ha messo il veto, però se raggiungiamo l'obiettivo lo facciamo, Kud. Dobbiamo raggiungere l'obiettivo. Buongiorno. Nemmeno una settimana. Ma siamo di nuovo in Russia? E non pociadai insieme golku, il mio poconcelli scali roznikov. A tu li ma vasi, vecto il mio acristkov macchomo. Giovanni di carbonica ho finito. Ho già aperto, non mi rompere i coglioni. Adame tradesh. Nu, poslal rapporta a Jvariš komisar. Popovdia. Grazie. Devo aumentare un po' l'FOV però, perché mi sento un po' strettino. Ma... ho sbagliato, cazzo. Quanto era? 50? Ok. A chi mi rivolgo? Da... dove passo? Ah, c'è il cancello, aspetta. Parisu, mi va se cali. Adesso a caritan gonna e contro gondra a cercanca. Mi pareva. Nomiano, commissar Andreev. E obiasnia Vasik Daniela. Grazie, Andrei. Isto sal e tu officia a confecita va slusli actu. Volentieri, prendo la cartellina, La torcia qua. Ma guarda che è veramente Paper Please, eh? Gloria Rastorska. Scritto molto in piccolo. Per attraversare il confine, il conducente deve disporre una serie di documenti validi. È possibile confrontare automaticamente i campi selezionati, ma perderai punti percezione. Rigenera il livello di percezione riposando nel tuo alloggio. Gli errori nei documenti impediscono l'ingresso al paese. Ricordati di segnalarli al rapporto ispezione. Le cattive condizioni tecniche dell'auto non sono motivo per rifiutare l'ingresso. Nome e cognome. Ok. Campo compare su ogni documento, i valori di riporto devono essere identici. L'uni verifica l'eventuale presenza di errori, battitura. La data di scadenza.
E noi ce l'abbiamo qui sotto, no? Siamo al 16 di aprile. Cos'è? No, no, non volevo, scusa. Perfetto. Numero del passaporto. Questo campo compare sul passaporto, sul visto d'ingresso. Orca miseria, sì. Conforto il viso dell'autista con la foto del passaporto. Va bene. Akaristan, Repubblica Popolare della Akaristan, è un paese famoso per i suoi ricchi giacimenti minerali e industria metallurgica. La maggior parte della popolazione vive nelle fertili aree occidentali e intorno all'area metropolitana di Satakan. Il governo comunista è guidato dal Partito Lavoratore dell'Akaristan, che governa l'intenditore della rivoluzione circa nel 1943. Valuta il dollaro dell'Arkansas, la superficie, la popolazione, il governo, i timbri ufficiali, che sono uno tondo, uno non tondo e uno decisamente non tondo. La carta ufficiale è rossa. Ah, ce ne sono diversi paesi, vedo. Ma io direi anche un po' sti cazzi. Mi dice anche le macchine. Perché? Ah, la madonna. Atti del KGB. KGB. Vabbè. Partiamo. Tiago, grazie per i 43 mesi. Come è stato Resident Evil 4? Gli do una seconda possibilità stasera, però vediamo. Document. Grazie. Ecco qua. L'audio è tutto ok? Paslusi automatici comparatno instrumento e to controlla se è tiela miano e ti corrosli na fien documenta. E come funziona il controllo automatico? Allora, Yuri Rosak. Ed è Yuri Rosak. Ma scusami. Ah, perché se non clicco gli posso dire va bene e basta. Il confronto tra campo di documenti riduce il livello di percezione quando ci si stanca. Scusami, quando ci si stanca i confronti diventano più lenti e quando il livello scende a zero rimane solo il controllo visivo. Per generare il percorso vai a riposare, prendi in considerazione l'acquisto di un alloggio migliore per aumentare... Ok. Corrisponde o non corrisponde, impossibile confrontare. Ah, confronta la data di nascita con il calendario per verificare l'identità del... Ok. Yuri Rosa, che è giusto, no? Rapporto di ispezione, ecco qua. Porca troia. Scusatemi. Come siamo messi con la tisanina? Manca ancora un pochino. Quello automatico non è infinito, esatto, però in Paper Please era diverso. Tu cliccavi robe che avevi visto. Pig, però, perdonami. Primo messaggio nella chat, backseating nel tutorial. Per cortesia. Cioè, cazzo. Veramente? In questo rapporto verranno segnalate le eventuali discrepanze riscontrate nei documenti. Segna almeno un errore prima di respingere un conducente o lascia il rapporto pulito quando concedi l'ingresso. Trova tutti i problemi esistenti per ottenere il punteggio più alto con il tempo, il tuo rapporto si richiede ulteriori rubriche. Va bene. Ah, non ho aperto il programma. Arrivo. È buon lunedì. Ho capito, però che cazzo, cioè è veramente incredibile. Manco leggere le regole prima di scrivere in chat, mi sembra veramente... Ah. La carta! Boom. Cos'è che era un Leila? Leila. Eccolo qua. Bini. Allora, aspetta, nome e cognome, quindi io posso metterlo? No. Ma la X vuol dire che è buono o che è sbagliato?
az. Perché mi ha detto contrassegna, non mi ha detto che è giusto o sbagliato. Segno solo gli errori. Ok, perfetto. Allora, data di scadenza, valida fino a maggio dell'81. Aprile, maggio, e abbiamo ancora un mesetto. No, abbiamo ancora un mesetto. Numero di passaporto? 1X78Y5R4, che comunque non è sbagliata, scusami. Cosa vuol dire che la scadenza non coincide? È giusto, vedi, fino al 20 maggio, siamo ad aprile, è giusto? Quello solo se sono sbagliato. Ok, Ryuk, grazie. Backseating pure sbagliato. Perfetto. Beh, ottimo primo messaggio. 17 luglio, quindi siamo ok. E allora, la data di nascita. Io non voglio usare i punti percezione. C'è scritto 17 luglio. Sì, però del passaporto. Aprile, maggio, giugno, luglio. Era così i mesi, fino all'ultima volta che ho controllato. Poi, magari non sono ferratissimo con i mesi bisestili, fatemi sapere. Il timbro mi sembra anche buono. Non posso muovermelo, che schifo. Comunque, lui è nato il 13 maggio del 35. Però, scusami, come faccio a controllare questa cosa? Cioè, perché lui mi diceva, fatti i conti per sapere se la data di nascita coincide, però non c'è scritto da nessun'altra parte, quindi direi anche sti cazzi. Controlliamo la fotografia, vediamo. A me sembra lui. Io direi di sì. Come si fa? A me pare ok. Vai. Ciao. Vediamo. Lo metterà più... Atlicna. Vuol dire tutto a posto. E sì. Vedi, era giusto. Riepilogo controllo. No, scusami. Questo è il riepilogo controllo. Ah, no, ok. Il tutorial. Perfetto, perfetto. Io avevo fatto tutto giusto, perfetto. Ok. Ok. Ancora un altro po' e mi sorseggerò la cosa. Secondo me più avanti il gioco diventa più difficile, dovrò controllare anche la data di nascita. Ah, lui deve avere anche il visto d'ingresso. Ilio, Otsabik Sarasta? Ok, grazie. Ah, no, però mi puoi riempire questa cortesemente. Ma tanto manca poco, gli ho messo anche un cubetto di ghiaccio. Allora. Ah, cazzo, aspettate che ha tempo, cioè solo che il tempo non lo vedete sotto di me. Allora, Zafar Orazaliev. Zafar Ora... Orakaliev. Quindi dove cazzo è che era l'affare? Rapporto di spesa. Allora, nome è sbagliato. Data di scadenza novembre dell'81 e quindi ci siamo. Però questa qui è il passaporto è scaduto. Ma data di scadenza di che cosa? Boh, non lo so. La fotografia c'è. Numero di passaporto, diamo un'occhiata, 3QI320, ho capito, però non è bene. Data di scadenza va bene tutto? Bon, allora gli dico, caro mio, cos'è questo, non importa, non importa, no. Controllo concluso e te ne torni a fare in culo da dove vieni. Varasto, Sipta. Immagino, arrivederci, carissimo.
Ha fatto inversione con la sua bella macchinetta di merda. Ispezione perfetta. Ok, non serve neanche che controllo perché dice che è perfetta. Diamo un occhio giusto per essere sicuri. Ok, perfetto. Buona, 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 buona. Buongiorno. Ah, che belle basette. Ma è francese lui? Salve. Atmaturo. Atmaturo. Ecco qui, fammi un po' vedere. Allora, la faccia c'è. Emin Kalkan. Emin Kalkan, ci siamo. 74-57, SV 52 e ci siamo. Novembre, ok. Giugno, ok. Motivo d'ingresso, visita. Qua c'è un timbrino che però non conosco. Devo controllarlo qua? Ma tanto non mi hanno ancora detto di controllare i timbri, giusto? Quindi immagino che vada bene un po' tutto. Quindi lui solo passaporto e visto gli serve, vero? Non gli serve qualcos'altro. Data di scadenza, ok, ci siamo. È molto paper please. Sì, nome e cognome. Ricontrolliamo. Giugno, luglio, agosto, settembre. Aprile, maggio, giugno. Ah no, aspetta, è scaduto? Aspetta. No, aprile, maggio, giugno. No, ok, è giusto. Scusatemi. Sui mesi non sono ferratissimo. Prego. Lei è un carissimo personaggio. Prego, vada. Akaristanska atlista. Akaristanstan. Documenta, pagialsta. Cricrux, grazie per i 44 mesi. Perfetto, vai. È l'ultimo? Mi sa che è l'ultimo per oggi. Che macchina sborona lui. Buongiorno. C'è della musica curiosa. Sì. Fammi vedere un po'. Ma la foto con gli occhiali si fa? Kadi Rizik. Ai, abbiamo un nome diverso qua, caro mio. 44-19-46. Ai, numero sbagliato, caro mio. Maggio va bene. Ai, la scadenza sbagliata, amico mio. Tu te ne torni da dove sei arrivato, brutto scemo. È un po' moro, sì. Con la manetta, arrivederci. Grazie mille, tesoro. Bom. Alisu, vas etlusni korosno denaya. Ne tanto ad atrudna ne adalio. Ma io dormo nella roulotte. Jack, grazie per i 23 mesi. Che devo fare qua? Che è? Prendo il giornale. Nikolai Rodnikov, comandante della polizia di frontiera di vabbè, quella roba lì, è stato accusato di a parte il fatto che è Arstorska anche il simbolo, ma ok. È stato accusato di collaborare con una banda di contrabbandieri ed è stato condannato a 10 anni di lavori forzati per un altro tradimento. La procura ha iniziato un'indagine in merito tra corruzione tra i funzionari di polizia, altri 6 collaboratori e sono sotto interrogatorio. Parte grande lotteria degli alloggi, partecipate alle stazioni e vincete un appartamento di lusso nel cuore della capitale. Ammazza, bellissimo. Cos'è? Un tinello. Vabbè, dai, vicino al lavoro. Che schifo, l'ammazza insetti. Luce, funziona. Cetrioli, che non mancano mai. Birra. Anche il nome ricorda molto Arstorska, Scusa, ma non diventa un letto? Ah, ok, sì. Male, però sì. Pigeon, buon inizio settimana. Lunedì è sempre un ditino. Vabbè, lasciamo stare. Come va la nausea? Mi sento un po' una chiavica. Infatti stavo aspettando che la... Manca pochissimo, mi bevo la mia tisanina e l'ho fatta doppia. Doppia l'ho fatta, ci ho messo due scroti anziché uno. E via. Esci, inizi a lavorare. Comodo, sì. Puoi controllare anche le macchine? Secondo me sì. Ok.
Bom. Per adesso non mi sta dispiacendo. Perché ha manutenzione della proprietà e retribuzione del personale? Perché devo pagarlo io il personale? Ah, magari diventa anche microgestionale? Oh. È la tisanina quella digestiva. Me nomiano Yuri Petrov. Aia madre commissaria Siu et prevudni giurgasni denna eva sego trenirovka. Le nocas, mili stać inkratni aktivnia ać oberankovi smuglistov. Lusko mnie nasze wywiady Iliad Maduro et dostavica vam starasne informacije. Ok. Aha. Każe vanotrička estio eno kontrabaditelu. Vy madre posukati všem, ktorí pasujete opisaniu. Nemvinica, nuracho kontrabandu a šajadič ač akaristanska. Ah, ok, allora. Potrico ač nita. Ač vi arbačnito šajaditela ač kontrolo. Contrabbandiere 1. Sospettiamo che l'autista che ieri non si è fermato per l'ispezione tenterà di attraversare il confine. Numero di targa parziale EO. HEO. Grazie Dream per i 21 mesi. C'è il treno, rinnovate per il treno! Contrabbandiere 2. Uno dei nostri informatori all'interno della banda ha ottenuto informazioni preziose. L'età dell'autista è 44 anni. Ma cosa vuol dire? Che boh, adesso vediamo. Selef, sono nata, grazie mille! Rinnovate per il treno, ragazzi, e per il counter che è droppatissimo. Buongiorno. Ah, buongiorno. Perché? Ah, prendo i documenti intanto. E gli chiedo anche di scendere. Perché è sospetto lui? Contrabanditi le pasnocno i cri. Serpientny znak. Ona ja listo ać fioletka migot. Lusko mnie, wasz służny migotnik eto as możli. A wiepier, wy posukati znaków kontrabandu ać eno sidienia. Eccolo qua. I luoghi con nascosta la merce di contrabbando. Anche questi luoghi troverai merce di contrabbando. Ah. Ok. Arbacinito. My trzebuje instrumentów ać robotca. Pochwyć ta ostrak za pastolu. Lui che è stato sgamato resta lì? Ok. Guardiamo la targa, effettivamente dovevo guardare anche la targa. A trovi rozrevati obiretko si genia. Ah, HEO, sì, la targa è la sua. Così? Qui c'è della droga. Oh, vedi, vedi, cocaina. Buona. Ok. Ah, eccola lì. Ma la cocaina, scusa, nel motore non si scioglie? Mevinica, kontrabanditele estio rado pas myśli. Vasha polizka równiszko, madre etu podrički as pasta kontroli. Ale i wy madre arestnąć eto bydlok. E lo arrestiamo. Sakura, un piccolo pensierino per cercare di tirare un po' su. Grazie, ma non sono triste, sto male, sto semplicemente male e un po' preoccupato. Però per il resto tutto ok. Arresto preliminare, qui vengono trattenuti i criminali in attesa di essere trasportati al campo di lavoro. Migliora il carcere per aumentare la capacità massima. Assumi una guardia carceraria per prevenire tentativi di fuga. Ricorda che lasciando i prigionieri nell'auto della polizia si rischia anche la loro fuga. Ricorda che lasciando i prigionieri nell'auto della polizia, ma che vuol dire? Boh. Come assumo un nuovo personale e tutto? Qua c'è la terza allarme, invece il contrabbando recuperato. Ok.
Ricorda che tutti gli oggetti lasciati alla rinfusa andranno perduti. Puoi trasferire gli oggetti selezionati. Ma che, perduti che senso? Cioè, se faccio così guadagno dei soldi, immagino. Ok. Todd Overture, buona giornata nella cara vecchia SISP. Grazie mille. Ah, questo qui è probabilmente quello per fare il gestionale. Va buono. Andiamo. Chi è lui? Ah, lui si occupa della macchina. Libera la zona. Con la scopa. Nasce i piedi di porco, il forcone. È un'arma strana, ma vabbè. Allora, Todd Overture, ti ho detto, grazie mille ancora, grazie a Mancio, purtroppo, buongiorno sir, purtroppo non riesco a seguire tanto le live come sempre, causa orari lavorativi e impegni, la capisco, ma la sera nel letto per dormire solo mi toglie la mia oretta di svago, oh, sempre lieto di poter dare un contributo, anche se nel mio piccolo. Si ricorda per molti di noi, scusami, sono una merda, è ancora è l'ancora di salvezza in questo mondo difficile e stressante, non manteniamo mai... Oh, grazie mille, troppo gentile, Macio, grazie mille, bel messaggio. E grazie anche al Daminson per 4 mesi. Ma non vi preoccupate, ragazzi, sto bene. Quindi adesso mi serve un quarantenne, il contrabbandiere 2, no? C'è di nuovo la musica strana. È necessario, sì. Fabo, grazie per i 33 mesi. 80. No, com'è? 80. 51. 51. 30 anni a lui. La foto è sbagliata. La foto è sbagliata. Io le chiedo di scendere. Mi toglie i punti se faccio questo. Allora, la foto è sbagliata. La foto è sbagliata. O forse si è banalmente tagliato la barba. Sai che potrebbe essersi solo tagliato la barba? No. Elik Malu. Ah, anche il nome. Allora no, ciccio. 8109. E quello lì è giusto. Agosto, ok. No, 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 no. Fammi dare un'occhiatina qui. Non ce l'ha il cofano lui? Oh, abbiamo raggiunto la temperatura giusta con... Non ha il motore lui? Scusi, come funziona il suo veicolo? Faccia entrare. No, è probabile, però io... Ah, eccolo qua il motore. Comodo, pratico da raggiungere in ogni evenienza. No, effettivamente mi sa che non c'aveva un cazzo lui. Però... L'anno 80-81, l'81, 30 anni ha. Ah, è vero, è scaduto nell'80. Scusatemi, avete ragionissima. Mi sono... Vabbè, comunque lui non entra. Mi minaccia. Pozzo, eccoci qua, grazie per i 6 mesi. Grazie a Sophie per i 4. Il codice del passaporto era sbagliato? Ah, per bacco. Ah, sì, che l'ho letto 2 volte. Vabbè. Ma è ancora un po' caldina, però va bene. Ah, ah, sì, che schifo. Vedi, avevate ragione. Il numero del passaporto era sbagliato.
C'è una lettera diversa, non l'ho vista. Vabbè, dai, non importa. Ah. Buon pomeriggio, signore. Ego Dainara. Atmaturo. Grazie, caro. Ah, lui è uguale. Azamat Kurbanov. Azamat Kurbanov, il nome c'è. 1F8635GG. E ci siamo. Viene da Aircrey. Ottobre, novembre, dicembre. Ok, perfetto. Maggio, ok, buono. E boh, sembra tutto a posto lui. Fotopassaporto col cappello, non si sa mai, guarda che sta gente. Io do un'occhiata sommaria, ma dovremmo esserci in realtà, cioè lui è un bravo uomo. Lui entra. Ecco, mi guarda poi. Boh. Fammi ridare un'occhiatina. 1F86 35GG. Direi che ci siamo. Maggio. Aprile, maggio. Aprile, maggio, sì. Aprile è prima di maggio, quindi puoi andare. Vai. L'età, l'età, sì. No, ma l'età ci serve solo. Stiamo cercando un quarantenne, Matrius. Ci interessa solo sapere uno che ha. Ah no, 44 anni, perdonami, 44, non 40. 44 anni, che per esclusione sarà questo. Bello. Buon pomeriggio. Dai, documenti, grazie. invece no. No, sì, ne ha 44. No, no, ne ha 44 lui. No, non è vero. Perché è novembre... Scusami. 4, 40 e lui ne ha 45. Il controllare fisicamente la targa sul veicolo se corrisponde con i documenti. Scusa, in che modo? Non c'è la targa in nessun modo nei documenti. Il gioco non me l'ha detto. Kazander Grigorievich. Grigorievich Kazander, sì, è giusto. Li compie in novembre. Ah, vedi che ne ha 44 allora. Hai ragione, perché siamo ad aprile. Bello questo dettaglio. Valido fino a dicembre, ok. Però è lui. Io gli dico di scendere. Ma ho capito, Selma, ma sei arrivato a darmi backseat? Cioè, chi ti ha chiesto un cazzo? Perdonami. Per la targa te lo dirà più avanti. Sì, ho capito, ma scusami. Ma chi ti ha chiesto niente? Ragazzi, dovete un attimino imparare a seguirle le live. Cioè, siamo nel tutorial. È già il secondo che mi fa backseating inutile, tra l'altro. Boh. Allora, è lui perché ha 44 anni che li compie a novembre. E questa è stata una bella dritta. Perché sono una merda appunto con le date. Posso accendere e spippolargli le luci perché? Ah. Ma qua sembra tutto a posto. Scendo. No, aspetta. Ah no, niente, era solo una pieghina nella pelle. E la Madonna, ma come si... Ah! E come lo apro questo? Adasciate? Allora, piedi di porco. Ah! Bagarista eto akariski. Acreliska men svobodna. Ah, non abbiamo mica finito qui.
così, cadono così le cose. E nel bagagliaio non c'è un cazzo. Ok. Ma lo arresto. Faccio Dainara. Speriamo che mi desse i soldi e ingabbiarlo lo stesso. Se ci fosse già scritto a targa sui documenti, non avevo notato. No, ma il problema non è quello. Il problema è che mi stai dando consigli che non ti ha chiesto nessuno. Non è male, dai. Graficamente è quel gioco classico di questo tipo qua, che è uscito così, va bene. State a corromperti, ma io infatti volevo prendere la mazzetta e ingabbiarlo lo stesso. Jack, 42 mesi come la risposta alla domanda fondamentale sulla vita. Grazie mille. Un tavolo buono che conosco tutti. Ma io infatti voglio chiedervi questa cosa qua. Se uno mi offre una mazzetta, io sono un poliziotto, no? E uno mi offre una mazzetta per non arrestarlo, io prendo i soldi e lo arresto. È illegale? Perché non mi sta... No, perché è illegale? Cioè lui mi sta dando dei soldi per aggirare la legge. E io non la aggiro, semplicemente mi sta regalando dei soldi. E le gare accettano una mazzetta a prescindere. Ma lui mi sta regalando dei soldi. Poi dopo cazzi suoi, comunque marcisce in prigione. È estorsione? No, perché non trae beneficio. Mi ha regalato solo dei denari. Bracco, buongiorno. Ero un po' scomparso negli ultimi mesi. Dal giorno solamente che a 33 anni ho deciso di lasciare il lavoro da dipendente che facevo 12 anni. Senza avere ancora idea di cosa fare adesso. L'importante è che se l'ha scelto vuol dire che si sente meglio così. Non reggevo più. Immagino. Per il futuro la situazione economica mondiale non mi sembra delle più rose. Guarda. Siamo tutti sulla stessa bellissima barca. E tra l'altro sembra che Twitch voglia togliermi un ulteriore 20% dai miei guadagni. Tra poco dovrò pagare per streamare su Twitch. Così? Sì. Perché sì. E ho proporzione di debito senza contare l'occultamento di... Ma lo dico, guarda, mi ha dato questi! Me li tengo. E mi ha dato la mancia. Cazzo, non ho messo via le cose. Non ho messo via gli oggetti, sono scemo. Stavo chiacchierando. Ce n'è ancora? Ah, ce n'è ancora, aspetta. Ok. Ma non si vende sta roba qua? Magia. La devo portare io, ho capito. Ma una stronzata doverlo mettere nel bagagliaio. Questo è l'auto della polizia. Parla con il meccanico finché preparo e ripari il veicolo scelto. Oh, la cella più bella del posto dove ti fanno dormire. Veramente, veramente. Secondo la legge italiana, Europa in generale, americani in molti paesi asiatici, è assolutamente illegale accettare denaro da persone attualmente indagate o sospettate. Vabbè. Perché dopo... Cioè, ma credo che questa regola ci sia perché loro non possono dare per scontato che tu accettando i soldi faccia il tuo dovere. Perché tu stai accettando dei soldi. Regali in generale, sì, esatto, perché poi è difficile dimostrare... no, ma io li ho presi, ma ho fatto comunque il mio dovere. Grazie Alem per i 26 mesi.
Mamma mia, è veramente una merda questa cosa qui, perché ho messo due bustine per pompare l'effetto curativo, ma è... mamma mia. Un tavolo buono che conosco il proprietario, ma certo. Che schifo. No, ho capito che se non sono indagate è legale, però il discorso era prendi questi soldi, non mettermi in prigione. Io volevo prendere i soldi e metterlo in prigione. Era questo il discorso. Sto bevendo una tisana per la digestione. Sì, esatto, c'è il dubbio che tu abbia preso senza... Va bene, via. Quindi adesso li metto qua. Un po' brutto che ci sia questo... Cosa... Ah, mi prendo l'ascia? Ma non mi serve in realtà. Ah, carino, dai, che si vedo. Scusatemi. Arvaceito, stanovka, robotsny wagra. Wy, padrobku Ada Zakrutnikow, liśno et artam, eliowa znaczenia punkt. E dove siamo noi? Qui. Chi è che faceva questa musica con questo stile un po' indiano? Cazzo, non mi viene. Sembra un po' in Man at Work, ma non è. Prince of Persia, grandissimo gruppo. Continuo di qua. Sembra un po' Under di Man at Work, però non è. Vabbè, allora se dovete scrivere puttanate in chat. Cosa avete stamattina? Motel Carat. Ah. Oh, streghetta. Fortuna che lo lascia. Nie tapto. Listo ac astanova burma, proklaczku te trievo, ac me nie tap se. Ma non ho le braccia, cioè non ho il corpo. Rożno. Spierejno aż powrotny ku policejku maszynu. My madre od cielekta da rog. Come li guido? Ah, dovrei accendere il motore. Ah. Down Under era. Sì, però non è quello che... È lunedì. Ma non è una giustificazione a venirmi a rompere il cazzo a me? Scusatemi. Sono già i cazzi miei, mica ve li sto riversando in faccia a voi, scusami, Pensavo che fosse quella macchina lì la cosa. Puoi camminare nella macchina? Sì, guarda, sono perché sono alto così. O forse perché ho solo le braccia. La macchina nera lì sembrava l'obiettivo, vero? Mi sa che ci siamo. Campo da lavoro, eccoci. Poppy Poppy, c'è il Poppy Poppy? Non c'è. C'è l'H però. Ah, la dolce vita. Otlikso. Eto mestie. Stanovka nażnej dambra, aż wydacie rozkaz. Perewosku wsiem zakrutników. Nażnej poszli ku maszynu. Atajcie, varishu. Meno miano, starshina Manalov. Complimenti, complimenti, Trasmetti tutti i prigionieri. Ok, ma abbiamo ancora la roba qua. Come facciamo per il contrabbando? Mica capito, cioè vado da lui a vendere la roba. Utensili di Vlado.
Vabbò. Scusate, non ho uno specchietto retrovisore né niente, quindi... Ok. Sì, certo. Pensavo di essermi perso qualcosa, banalmente. Mi conviene andare giù a destra e poi la seconda... No! Sai che non lo so. Vado giù a destra e la seconda a sinistra. Vediamo. A meno che non sia un tunnel. Non lo so, vediamo. Allora, vediamo un po'. Non è la prima, ma è la seconda. Questo è il tema di Monkey Island fatto male. Monkey Urs. Eccoci qua. Spartan, grazie per i 10 mesi. Ma che fenomeno, ho trovato subito, eh. Ok, mi parcheggio qua. Spartan, ti ho già letto. Mi piace il cartello Healthy Cigarettes. Andiamo. Buongiorno. Ciao Vlado. Ma non mi serve un cazzo a me. Qualcosa per percuotere. Una pistola. Ma devo per forza? Una granata, mi sembra un po' eccessivo. Un fucile. Comprerò... No, il fucile non posso. Cosa mi prendo? La pistola? Non voglio niente. La picozza. Il badile. Compro il badile, to. Non posso. No, è tua mamma quella maledetta. E adesso? Ma porca troia. Non posso più rivendergliela. Che stronzata. Vabbè, è andata così. Vado via dritto e prima a destra e poi dritto. Che giramento di cazzo però, il fatto di aver comprato 3 badili. Segheria, ma non è qua che devo girare, devo dopo, eccola qui. Sì, hanno la durabilità, quindi comunque non è una roba che butto via. Però mi tira un po' il culo. Posso. Anche perché ho fatto doppio clic e me ne comprate 3. Non uso dei LED, Spartan, uso le luci della Philips Hue. Il programma della Philips Hue. Trovi tutto nel mio link di Amazon. E devo dirvi che come sistema di illuminazione della casa sono soddisfatissimo da anni ormai, da quando vivevo con i miei, della Philips Hue. E infatti li ho usati, cioè, quasi la mia intera casa. Mi pento di non averle messe in garage. Con l'apertura della porta mi piacerebbe avere anche una luce adeguata, la luce che si accende automaticamente. Quella è l'unica cosa che mi manca. Atlična. Meno mi hanno naboko. Et madro lida aj magazin. Vaj vas idu? Ovars na robotsa. Ma da 168, ma no. Avie pierseri ech masino aj povartnitskaya kontrol gondri. Posso... Ok.
Bom, devo fare il giro. Andare a destra, immagino. Vabbè, ma tutto a destra e a posto ci siamo. Ok, bevo. Ah. Aspetta che mi aumento un pochino anche la temperatura. 55 gradi, vai. Se mi brucio un po'. Il Gargaraz. È ipnotica questa musica. Zam, buongiorno, si passa per un rinnovo e si augura buona giornata, altrettanto, grazie. È alta la radio, volete che la abbassi? Mi sembra ok. Tu devi essere io. No, si pronuncia Aiko. Quella è mezzaluna. Cosa intendi a mezzaluna, Spartan? Le mie luci? Luca, grazie per 45 mesi. Tipo semisfera? Ah, no, quella lì è luce da casa. Allora, io attualmente ho le luci... Allora, nel mio link ci dovrebbe essere il kit con le lampadine, ma io ho le lampade a muro, che sono più costose. Se volete posso linkare anche quelle, però... Sono lampade a muro. Nel senso che devi... Non sono neanche da soffitto. Le mie sono proprio al muro, attaccate al muro. Guardi, l'ho pagato una fucilata, ma sono più che soddisfatto. Consumano poco, si accendono e si spengono automaticamente, quindi... Ah... Te li posso recuperare al volissimo, Mio Dio. No, io queste qui. Queste le ho messe tutte a casa perché non abbiamo punti di luce sul soffitto. Però ho la piantana di cui sono molto soddisfatto. E stavo pensando di mettere una striscia LED anche dietro al coso della TV. Con la lampadina intercambiabile, no, sono LED e sono proprio e sono fini e tutto, non si cambiano lampadine né niente. Però devo dirvi che in anni non ho mai avuto problemi con le roba della Philips, cioè ho ancora lampadine che usavo a casa dei miei. La parola di roba di 5, no, anche di più perché l'ho comprata molto prima. Allora, con effetto dal 19 aprile dell'81, quindi da oggi, il Ministro dei Trasporti apporta modifiche ai regolamenti per il trasporto di merci all'interno di sto cazzo. Ogni conducente in possesso di merci deve avere una lettera di vettura valida. Qualsiasi discrepanza con la documentazione, ok, va bene. Poi c'è il contrabbandiere e viene dalla Repubblica del Kagastan. Ok, ricordiamoci... ovviamente c'è già uno con il veicolo da ispezionare. Salutamelo tanto, Gabriel. Io ci vado il 15. CSRCI, trasportna a Grusco, madra validi, trasportni documenti. Avanti, fruttaio, io voglio documenti. Allora, tre cucine a gas. Un bar... Vamo vedere. Ah, scusami, pensavo di dover guardare a mano io.
Mi dà oggetti nuovi ogni giorno qua. Boh, vabbè, allora, C. Ok, tieni premuto LB. Allora, A. 1, 2, 3, 4 sacchi di fertilizzante. Poi mi ha un frigorifero, una cucina, due cucine, un water, un'altra cucina, del sapone. E qui abbiamo un botto di fertilizzante, un'altra cucina, questa mi sembra di capire. Bon. Oh, ma che carino! Ok. Allora, fertilizzante 10 e 10 ne ha. Cucina a gas 3 e 3 ne ha. Barile di petrolio 1 e 1 ne ha. Un frigorifero, due frigoriferi, giusto, 10 fertilizzanti, abbiamo già visto, due saponi, e ne ha uno però, e due toilette. Ah, no, non tornano i conti. E c'è della discrepanza? Ah, no, scusami. Ah, una toilette, sbagliato. Vladimir Umitenko, il nome è giusto, però qui ha sbagliato, il carico... La televettura non supera la cosa. Vladimir Umitenko. Ok. Aprile. Scade domani, che culo. 35 MP, 84 c'è. Non passi però, amico mio. Non mi passi mica qua la cosa. Fammi vedere la faccia da culo che c'hai. Mi spiace, non va. Vuoi tirare fuori roba e controllarla? Ma il gioco non me l'ha mica detto, però. Vedi? No. No, secondo me è roba di tutorial dopo. Do un'occhiata qui, ma mi sa che semplicemente lo mandiamo a fare in culo lui. E non è sbagliato. Sbagliato, vai. Mi spiace, amico mio, ma te ne devi andare. Che dobbiamo fare? Vediamo se ero giusto. Buongiorno. Oh no, questo trasporta droga. Perfetto, ok. Allora, madonna, mi sembra un po' eccessivo. Documenti, grazie. Adesso devo disimballare il carico. Boh, una roba a volta. Allora, Ron Tariaki, ed è lui. Aprile, maggio, sì. Settembre, no, agosto, sì. 20V7, 3MH6. Boom, lavoro. Dove cazzo è da fare adesso? Come tiro fuori questa cosa di carico? Con la C? Ok. Si è lamentato, non ho capito di cosa, ma che se ne stia anche un pochino zitto, voglio dire. Ci abbiamo da lavorare qui. Non è che siamo qui a cazzeggiare. Ah, aspetta, bisogna aprire tutto. Ah, il fertilizzante devo aprire? Ma per apri non è che intende banalmente tira fuori? Dove è finita la roba? Ah, ecco qua. Sì, forse intendeva semplicemente... Ah no! Scusa, sta roba qua non la posso aprire? No, per adesso ho tutto il diritto di farlo, scusami un attimo. Me lo fa. Il nome era sbagliato. Ron Tariaki.
Tarie, no, è giusto. Ah, qui? Teriyaki, no, è giusto. Il nome del paese? Kaganstam. Ah, perché lui viene dal Kagan... No, no, certo, vabbè, ma l'avevamo già scoperto, non mi serviva sapere altro. E però non ho capito. Questi qui me le ha aperte, no? E le altre cose non le apro? Seleziona i tuoi punti di carico e agisci con ogni elemento di carico, premi E per disimballare il carico. Boh, provo a tirare fuori tutto, allora. Ah, ok, 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 ok. Eh no, però lo stesso, vedi? Ci posso fare una sega? Ah, ok. Adesso posso, scusami, ce lascia. Aha. Che l'avevamo già fatto in realtà, però vabbè. No. Oh la Madonna, ma quanto è fragile. Buono. Non so, soldi nel petrolio mi sembrava un po' eccessivo, ma vabbè. Mazza soldi che aveva lui, eh. Ok. A posto. Boh. E caro mio, sei in arresto? Che ti dobbiamo fare? Devo usare la torcia UV. Ah, cazzo, dici? Non ci avevo pensato che per risparmiare tempo avrei potuto usare la torcia UV. Però vedi, sui fornelli ad esempio non c'era. Come avrei dovuto capirlo? O dici che è sparito? Magari è sparito, dai. Non ci ho pensato a usare la torcia UV. Tamala. Ok. Queste pale me le tengo, sono mie. Vai, dai una bella ripulita tu, Franco. No, ti ho detto di dare. Dai. Arosco Varishu. Quando ti fai un match scompare il simbolo, immaginavo. Vabbè. Ed era lui, infatti non l'abbiamo più trovato. Sì.
tu me ne annunciate 7, vuol dire che sei uno strunz. Eh no, non posso proprio mica dirti che puoi entrare. Lettera di vettura sbagliata, amico mio. Te ne vai a fare in culo. Ah, devo rimettere il carico sul veicolo, giusto. Come si fa? Glielo chiedo a Tony qui. At Maduro. Ok. Camomillo, non si faccia bindolare. No, per l'amor di Dio. Grazie mille. Ponk. Il nome? Era sbagliato anche il nome? No, si pronuncia. Ah, vabbè, tanto. Non l'abbiamo fatto passare apposta. Davvero era sbagliato il nome? L'ho controllato 2 volte. Vabbè. Horosno, horosno! Vasa kurka uczelniaca! Poszli oddychali jebie. Utrosne lato, dennaja naszego trenirowka. È uscito un gioco che avevo in lista desideri. Figo! Ah no, ma aspetta, ma è quello che mi ha linkato Lino? È quello che ha proposto Lino che volevano fare oggi da Karim, ma che non posso. Non posso, che sono una merda. Sono Black, grazie mille per la sub. Dove è casa mia? Questa è casa mia, entra. Ma se in questo caso per una cosa lieve dici passare, tira comunque errore come se facessi passare con la droga? No, credo che abbia comunque un valore. Esattamente come adesso non l'ho fatto passare, non mi ha dato 100 ma mi ha dato 80 perché ho sbagliato una cosa. Grazie a Lil Zorro per i 42 mesi. Un tavolo buono che conosco il proprietario, ma c'è. Godò, Farisu? Tennaia Kalic Ilio Femadro Naumizia! Avie Pierre, Lu, Pac, Robozaia! Il mio cervello sta veramente reimplodendo. Tanto dopo 42 mesi direi che possiamo anche svelare una piccola... Ah! Una piccola cosa. Lil Zorro, quando si è subato la prima volta, ha fatto casino e ha creato più account, se non erro, e quella cosa lì mi ha fatto venire su un'ansia incredibile. Possiamo dirla questa cosa? Dopo 42 mesi? Biretta fredda, rinnovo con qualche giorno di ritardo e torno da quel di New York. Com'era? Ventosa? Fredda? Umida? Eccoci qui, buongiorno. Lui è uno scrittore francese. Uno scambio? Commercio su scala ridotta. Alcuni visitatori vorranno commerciare con te. In un paese comunista i beni di prima necessità sono spesso disponibili solo al mercato nero. Ok, può essere un'opportunità per guadagnare denaro extra. Il prezzo... Sì, però non mi imprigionano? Non male che non tocco più niente da allora e mi sto fermo con le mani, eh sì. Che hai combinato? Banalmente aveva 3 account, se non sbaglio. Lil Zorro, Lil Zorro The Real One e forse un altro ancora. E aveva cercato di farsi la sub off screen tutta in una volta. Grazie a Penzotto per i 57 mesi. Il prezzo di una merce in inventario è il prezzo di acquisto dell'oggetto. È possibile verificare facilmente se è transito nella sala edilizia prima della vendita. Ah, se gli do le sigarette. Ah.
Ah, giusto, hai ragione, non abbiamo letto la... Però di solito mi avvisa. Aspetta che l'autista che ieri non si è fermato di spezzetto ti ha detto QFK, non è lui. QFK nella targa. Però qui non vedo niente di serpentoso. Qui lo possiamo anche restituire. Ataio, siem rachove. Ho capito, Strolz. Morgano, era così su... su coso... su Paper Please? O no? Cosa mi sono perso? La fotografia era sbagliata? Ah, la lettera di vettura non l'ho controllata perché sono un coglione. La fotografia era sbagliata? Non ho proprio controllato la lettera di vettura perché sono un deficiente. Però la foto mi sembrava giusta. E allora niente, dai. Tutto bene, viaggio in Giappone, Alucard. Però non hai rinnovato, mi sa. Andata bene, è andata bene. Purtroppo, come vedi dal counter, c'è stato il droppissimo post viaggio che non è arrivato subito, ci ha messo un po'. Dove cazzo vai? Moth, grazie per i 20 mesi. Prova a refresciare, Alucard. Forse non ti ho fatto... non ti ha preso il coso del rinnovo. Succede spesso, non ti preoccupare. Che devo fare? Tamponarlo? No! Odlikso! No, pas wyślarium zganiać! Ale sti bedlok spierejno, ać pavrosti et gondra! Attrizzino vuol dire ottimo, tra l'altro. C'ho coglione, coglione. Che succede? Sono matti. Io gli ho tagliato la strada, ma io mi stavo immettendo e poi sono un agente delle forze dell'ordine. Ho la precedenza. Tanto mi ha chiamato anche poco tempo per tornare qua. Sì, pronto? Varishu, megatrati di Radio Siyaza, ad brigado Starshini Gavrilova. Oni madre trpsaja, ili ksavo fista terrori, ad laso pilnikovnaja.
dielo eto ażne, iliowy madre churka paszlo, koresy sorokin, nożniejewa. Ah, bella calda adesso. Igor Akharov, ma che bell'uomo. Oh, finalmente mi armano. Sera. Eto prabotni aparatnio problema zadom. Eto zaližno adroni od montra. Destra, prima sinistra e dritto. Faccio una pipì però. Arrivo subito. Eccomi qua. Grazie del Zorro per il 5 sub. Destra, prima, sinistra, avevo detto. No. Tutta a destra. Scusami, scusami, scusami. A destra. Riccardo, dai una cospita macchina. Ringraziate tutti, Zorro. Poi vado via dritto, no? Di qua. Riccardo, dai una cospita macchina. E poi? E poi seguo la strada. Il video di sub arriva, con calma, devo editarlo banalmente. Sono stato in un sexy shop giapponese e ho comprato dei videogiochi giapponesi tozzi che non ho ancora provato, però avrete l'unboxing. Armati, ma va bene. No, se la intende con i fuorilegge, che vuol dire? Oh! Come funziona la mira? Tutto molle, non mi aspettavo di dover sparare. E sono morto. Devo rifare, immagino. Ah no, era dovuto. Opokameno! A smorzno je vozivatko! A trebuje varišu. A karistanska vas trebuje. Convinti della tua morte, i ribelli fuggono dalla segheria. Dopo un'ora il commissario preoccupato via sul posto il suo vice insieme a una brigata di supporto. La ferita alla testa si è rivelata superficiale. Purtroppo il compagno Sorokin non è stato altrettanto fortunato. Ma che figo! Ma è bellissimo! L'audio. Hai finito il tutorial. Ora sei pronto a lavorare in autonomia. Esegui correttamente i tuoi compiti per essere promosso. Ok, retribuzione migliore. Da questo momento in poi non ti sosterremo più economicamente. Qualsiasi debito nei confronti della stazione comporterà licenziamento immediato. Hai
Ваше матро вартне и повтя. Лишто вас готов к услужни. Или рапортач комиссар, мено лиштач вас на жработци. Варишу, корна РКИ, дуро спатно хитровня. Это барс народни, мы не позволите их то круску перевозку ач всем. Это варишто ач. Окей. Allora, embargo sulle merci. Il governo ha impostato un embargo su tutte le merci provenienti dal regno di Erkei. In seguito a rivelazioni di legami tra concittadini di Erkei e gruppi criminali, notizie che trasportano merci magari dal regno di Erkei, è vietato l'ingresso. Quindi di base Erkei non entra, ho capito. L'età 38 anni, colore veicolo grigio, 94 UM. Però adesso io posso anche, ecco qua, il compito del cuoco aggiornato a postazione, controllare il costo giornaliero della manutenzione e verificare le statistiche del lavoro. Assumere tre guardie per migliorare la difesa della postazione. Ok. Quindi mi vanno via $150 al giorno. $600 per avere la casa più figa. $750 per avere il magazzino più figo, $900 per avere il coso. Ok, agente massimo, cosa vuol dire aggiorna? Non so cosa voglio dire aggiorna qui. Acquista. Portato vincitore della lotteria statale degli alloggi, 75 sfortunatamente cattivi standard della costruzione portano al crollo dell'edificio, durante il quale morì tutta la sua famiglia. Bene, cercando di mettere assieme tutti i pezzi della sua vita, si è trasformato e ha trovato lavoro di polizia. Ho capito, ma se io lo compro, lui che mi fa? Ah, guardia carceraria, e quindi? Ah, perché così non mi evadono le persone. Ci sta. Guardia di frontiera. Cazzo, per due non posso prendere il cecchino. Vabbè, domani compriamo anche il cecchino. Sono potenziamenti. Sì, ma non ho capito come si potenziano loro. Capito? Allora, mi diceva 94 UM, grigio 38. A te ci vale il comandiro. Quanti anni hai, ciccio? Dammi i documenti. Aroscopro, sciamana. Atmatur. Visto d'ingresso. Scusa, non ha il carico lui? Ah, no, ok. Quindi non ha carico, a posto. Melis Ismalov. Melis Ismalov, 3H, PJJI, ok. Mi dicevo 38 anni, no? E lui, aprile... Ah, ma no, gli è scaduto il documento, sto stronzo, niente. Ah, sì, mi ricordo. Edo, grazie per gli 11 mesi, buongiorno. La foto conta come sbagliata? Sai che è una bella domanda? Io direi di sì. Però si è tagliato la barba, non lo so, vabbè. Gli è scaduto il documento. 45 fai 5. 35 anni, no? Direi che possiamo dare un'occhiatina veloce, ma mi sa che te ne puoi andare a fare in culo. Ciao. Si può fare la verifica incrociata, ma paghi. Cioè, hai un tot di... Hai un limite. Che si ricarica ogni giorno. Quindi no, non voglio farlo. 100, perfetto, ok. Questo veicolo a me sembra grigio. Che dite, mi sembra grigio? Ah, dimmi dai documenti senza che li richieda. E to cornava turo rozdruki ad aružniki perevosko. E nobdi gardu akarov achleino ach. Bravo, scendi. Do un'occhiata un po' a tutto.
sabbia. Ai ai ai, questa è sabbia però di contrabbando. Come faccio? No. Come faccio a controllarci dentro? E va a dire, l'ho appena fatto, non è andata come avrei voluto. E non me la fa spostare giù come le casse, è quello che stavo dicendo. Oberan, grazie per i 9 mesi. Non so. Come si sta bene? Buongiorno. Di mirare meglio con la pala? Sicuro? Guarda che non mi pare proprio, eh. E invece sì. Vabbè, ma è una merda, però. Grazie. Veramente una merda. Non mi puoi comprare, non mi puoi... No, non voglio, non li voglio i soldi, non li voglio i soldi. No. Non li... Come faccio a non prendere i soldi? Ok. Sta male. Sono onesto io. Sole. Ma adesso questo li porta lui? Li devo portare io? È una pulita, vai, Massimo. Come 80? Cosa mi sono perso? Az... C'erano altri posti dove guardare. Un'organizzazione umanitaria del Regno del Kei è stata sorpresa a sostenere i nemici della nostra nazione. Ah, ok, che erano quelli che stiamo bloccando. Prendi il fumo per vedere cosa magari... l'ho fatto! Me l'ha detto! Attenzione! Ciao! Propsciaio od documenti. Eccoli qua. E lui viene da Erkei, quindi non lo posso di base far passare, giusto? Controlliamo giusto che sia tutto ok, però non può passare. Sette anni. Facciamo un po' più rapido, però tanto adesso li controlliamo, ma non può passare di base, no? No, hai ragione, però noi c'è comunque... Ah, sì, mi ricordo! At Maduro. Des, grazie per gli 8 mesi. Quando arresti qualcuno distruggi la macchina in cerca di altre prove. Ma ho paura di rompermi gli oggetti. Sacco di cereali, ne ha 3. Sì, sapone ne ha 2. No, sapone ne ha 4. Aggiusto i bagagli, ne ha 2. Ho capito, però tanto lui non può passare, quindi si incula. Mi spiace un casino, ma è così. Top. Ciao. Oh mamma mia.
Atajcie. FK non è. Che macchina piccolina. È necessario, purtroppo sì. Allora, Tair Rakhmanov, Taxir, oh ilala, il nome è già sbagliato, amico mio. Poi, 78 LP, il numero di passaporto è sbagliato, data di scadenza, aprile, maggio, ok. Vado fino al 6 aprile, quindi pure la data di scadenza è a cazzo, la fotografia, ci siamo. Lettera di vettura non c'è, regola d'ingresso non... Regno di Arkay, però aspetta, qui mi diceva che aveva impostato un embargo su tutte le merci provenienti dal Regno di Arkay, che però non ci sono in questo caso. Giusto. Quindi non ci interessa. Foto sembra lui, sì. Ma comunque te ne vai a fare in culo, ciao. Non avevo dubbi. Prossimo. Ok, vuoto, empty, perfetto. Uh, 892 non è. Ma è possibile che non sia passato il coso? Cosa avete rotto? Documenti? Aia, che male! Matto! Anche secondo me. Oleg Ivanovic. Non mi dia del terrone, cortesemente. Maleducato. C9DR, 8S80. Novembre... Oh no, ok, aspetta. Settembre, ottobre... Aprile, ok... Novembre, sì. Sei bagagli, fammeli vedere. Non vedo un cazzo, però. Scusa, ti devi dai coglioni? Sei bagagli, sembra tutto a posto. L'età? E che ci frega dell'età? Non è... L'abbiamo già trovato il tipo dell'età. Ma lui può andare. Un saluto a lei, madre Teresa. Punk. Atlista. Infatti volevo giusto fare quello. Cos'è questo? Tubo del gas. Allora. Che puoi andare? No. 728, io vorrei potenziare. Cioè, non ho capito cosa serve potenziare le cose a sto punto. Prendiamo il cecchino, che non si sa mai. Eccoci qui. Allora, dobbiamo andare al campo di lavoro, che è qui a destra, e poi andiamo via dritti. Eh no. Abbandona la postazione. Ciao. No, sto benino. Sì. No, a posto, grazie. Cercano di liberare il loro compagno e recuperare i beni sequestrati. Quando li incroci puoi scappare o combattere per ottenere ricompense extra. Ok, quindi mi becco pure gli agguati. Figa come cosa.
Mantengo il mio giro sulla destra? Però sei uno stronzo, scusa, guardando la mappa. Ma dai, ma mi ha rotto tutto. Ma che cazzo. Vabbè, passa un po' l'aria. Mamma mia, adesso. Guarda via. Un po' sulla vita la COD. La mira non è per niente buona. Mi son beccato $70. Buona. Cadaveri. Estrai. Che estraggo? No. Ispezione del corpo. Ah, buono. Bello. Dai, ci ho rifatto sui colpi che gli ho sparato. Olè. Sì, potevo mettere la roba sul camion, ma non importa, abbiamo fatto. Olè. Easy. La roba al contrabbando lo stiamo andando a consegnare. Ma tra poco divento anche brigadiere, quindi vecchie rovine. No, quella dopo. Oh, che mal di testa. Dai, ancora un'oretta e mi riposo. Ops. Ma metti via, metti via. Ok. E 200 ce li intaschiamo. Buona. E io spero che sta roba qua la facessi in automatico il gioco. Cioè, una volta pagati i tipi in più, speravo che mi mettessi in automatico il lavoro. Oh no, mi sto girando, sì. E non dovessi accompagnarli io. Speravo almeno che fosse così. Che cazzo sto andando a finire? No, ma ero arrivato. Oh, Maria Vergine. Eccoci qua. Buono. Vero più dati sblocchi tipo che fai viaggi. Boh, non c'era. Allora, devo andare alla centrale di polizia a consegnare, vero? Quindi mi faccio tutta la parte esterna. Che non sbagliamo. Davanti ti sblocca qualcosa del genere. Ok, grazie, volevo proprio sapere questo. Grazie mille. Oh, per adesso sapete che mi sta piacendo molto? A differenza di Prison Simulator che... Ancora! Dov'è la portiera? Paura.
Vabbè. Avanziamo due colpi. Posto. Via. Il furgone lo dovrò ricomprare, immagino. Cioè, dovrò sistemarlo. È un attimo, eh. Purtroppo che non si paga la benzina. Dove cazzo sono finito? Ah, guarda quello che è arrivato con le cose. Devo accendere la luce anch'io? Il venditore delle veneta cucine qua. Altro, bellissime veneta cucine. Prossima cucina me la faccio lì. Faccio un mutuo. Vendo la casa, la ipoteco per potermi permettere la cucina veneta cucine. C'è il meccanico? Sì, è quello che abbiamo lì. Non so se è l'ultimo assunto, mi pare di no. Quella lunga qua. Arredo 3? Cos'è arredo 3? Chi più spende meno spende, ed è vero, è molto vero. Ma infatti la mia... I mobili che ho comprato adesso non li cambierò per molto, cambierò solamente gli elettrodomestici. Nel senso che per risparmiare ci siamo fatti dare tutta la roba Indesit, che era una merda, però abbiamo risparmiato un po'. Non tantissimo, ma abbiamo risparmiato. Tutto il resto è di super qualità, non dobbiamo cambiare più niente in assoluto. Però per abbassare il prezzo ci hanno detto, tu fai il pacchetto Indesit, col pacchetto Indesit paghi tutto un cazzo. Infatti abbiamo il frigo, era una merda, e il frigo l'abbiamo cambiato, sapete. Però per fortuna, aspettate che devo capire, a chi mi rivolgo qua, che non mi ricordo mica più. A lui? Magazziniere? No. Com'è che era, che non mi ricordo più? A lui? Ada? Dentro? Cazzo, mi sono dimenticato. E mo? Non era qua? Dentro... Qua non mi fa entrare. Ah, dentro di qua. Non è vero, molto spesso si spende anche per design ed estetica. Sì, è vero. Però... Se vai di una cosa di buon valore... Ti dura di più. Vengo da Inara. Ada? Poi non è una regola, ma in generale direi che mi sono sempre trovato bene con questa decisione. Comunque il frigo era una merda, infatti costava un cazzo di niente. Ce l'hanno cambiato in garanzia e per fortuna, pensate che figata, la garanzia mi ha fatto avere un frigo di un altro marchio, perché fanno parte, credo, della stessa compagnia. E adesso ho un frigo spaziale, bellissimo, nuovo, modello più recente di quello che avevo prima, di un altro marchio, e io sono soddisfatissimo, ma veramente soddisfatissimo del mio nuovo frigo, è bellissimo. Per quanto riguarda il forno, allora, anche la lavastoviglie non è male. Ok, ho pagato. Anche la lavastoviglie non è male. Forno e piastra induzione invece vorrei cambiarli, solo che lì sì che partono soldi grossi. Mia mamma ha un forno della Smeg che ha speso tanto all'epoca, e quel forno ha cambiato due case. Cioè era ancora nel primo appartamento, quello dove sono cresciuto, e lei ce l'ha tuttora, e quel forno c'ha 20 anni.
Il nostro invece è nuovo, ha 2 anni e già non è una roba su cui fare troppo affidamento. E cucina solo da una parte, dall'altra cucina meno bene, insomma è un forno un po' del cazzo. Abbiamo chiesto anche all'assistenza, mi ha detto finché non smette di funzionare non possiamo farci niente. Alfa, buongiorno, grazie per i 5 mesi. Meccanico, gli posso chiedere di riparare? 50, dai, ah sì, mi ricordo. Boh, oh, che palle. Vent'anni fa le facevano un po' più robuste le cose. Ma no, non è vero. Sugli elettrodomestici ancora oggi. Però devi spendere di più, capito? Devi spendere banalmente di più. E che soprattutto per il mobilio di casa si va spesso sull'IKEA, che ti promette che le cose durano una vita, e è sempre meno vera questa cosa qui. E per la prima volta, cioè io ho comprato mobili non di IKEA, prima ce li avevo i mobili IKEA, adesso che non ce li ho più la vedo la differenza nella quotidianità, nelle rifiniture, anche come le cose si chiudono bene, e cioè è tutta un'altra cosa. Dove li ho presi i mobili? Bella domanda, non mi viene il nome, però in un posto che ci ha consigliato il costruttore. È una roba qui vicino, ma ci sono tanti mobilifici in giro per l'Italia. Varisu, opnave horosne spalicie. Gotovacna robotta dennaia? Ok, sono rimaste le stesse cose di ieri. Ah, ma era una Tantum che mi regalava le robe. Cioè, solo mentre ero nel tutorial, ho capito. La qualità si paga, eh sì. Richiedo ovviamente non è che regali le cose, ma io veramente mi sono trovato male. Ero un gran sostenitore della roba IKEA, ma devo essere sincero, nell'ultimo periodo mi sono trovato proprio male. Levon Karabev. Marzo, aprile, maggio, ok. Sembra tutto ok. Non è la targa. Do un'occhiata, ma io direi di levarsi dai coglioni a lui. Fammi dare un altro occhio. Non c'era altro, vero? No, allora via. Mobili IKEA resistenti di qualità 20 anni fa, ora sono molto più cheap. È vero. Più che altro costano non poco. Non è che con la stessa cifra vai in un mobilificio, costano comunque meno. Però non così poco da giustificare. Uno, il fatto che me li devo portare a casa e montare io, perché poi dopo il montaggio comunque costa. E soprattutto, se tu vai in un mobilificio, sì, paghi di più. Mobilificio, insomma, anche quelli che ti fanno design. A me hanno fatto il design di tutta la cucina e anche della camera da letto, però hanno fatto loro i disegni e tutto quanto. Paghi di più, però almeno hai un servizio. Poi vengono loro, montano tutto loro e arrivederci. Chi si è visto, si è visto, E questa cosa cambia abbastanza poi dopo a livello mentale e fisico. Se vai a prendere mobili che è un po' particolari, vai più o meno allo stesso prezzo. Non lo so. Allora, documenti. Grazie. Asan Sabirov, sì. 5 giugno, ok. Settembre, sì. Tui 2, 4U2F. Boh. Targa. Noi cerchiamo una 94UM. E un altro. L'ho finito. Un'occhiatina comunque gliela do, ma mi sa che è un po' bella che andare anche lui. No, non hanno i fanboy, grazie per 14 mesi. L'IKEA rimane un classico. Beh, non è vero, perché non è roba nostra, quindi no.
Maggiore ricompensa per ispezioni. Puoi chiamare Vlado per farlo venire con i suoi attrezzi. Ok, bene. Atai ci vari su comandiro. Ah, sì, mi ricordo. Propsa rado. Sem budu eto pariatko. Meno famiglia ni ada sicuro. Aia madre duro et danieza, a gidepta ia cagnaz. Propsa ci perevosco meno. Oh, mamma. Oh, mamma. Rinnovate per il treno. Grazie a Skinny per i 6 mesi. E Doberwan Kenobi per i 29. Oddio, che facciamo? Che facciamo? Che facciamo? Che facciamo? Pavel Zubkov. È tutto in regola, però lui non può entrare. Lui non può entrare. Taco, ciao gatto, buon divertimento. Sempre il mio di 3, grazie mille. Lui non può entrare banalmente perché non... Sì, mi ricordo. Abbiamo l'embargo. Perché lui non può portare il carico dentro. Dal suo paese. 12. Ed è anche giusto. Hai visto scaduto? Ah, cazzo, hai ragione. Cosa facciamo? Mi ha parlato tutto serio. La data di scadenza è buona, eh? No? E vedi, è il 16 aprile. E dici che si incula. No, ragazzi, è 16 aprile, siamo al 22, è scaduto. Oh, oh, che tristezza. Perché? Ah no, non era lui? Ostia! Ho sbagliato! Pensavo che... Ho sbagliato! Sto guadagnando di più, me lo posso permettere un omicidio ogni tanto. Azza, sono morto. Ero io quello? O no? Quel gruppo che mi ha organizzato sono coinvolto nel contrabbando, nel traffico di armi e rapimento a scopo di riscatto. Ok. Movimento di resistenza antigovernativo guidato... Ok. Qui ce ne sono due. Sì. E mo con questo come facciamo? Me lo rubo, posso? Vai tu, arosco varishu. Non l'ho fatto apposta. Ah, buono.
Varišu, instrumenti dostaviti za veštakolu garažnika. E no, vedi. Vabbè. Atajče. Ciao. Sole. Poi, scusa, gli ho chiesto il rifornimento e mi ha detto che lo trovo di notte. È possibile? Vabbè. No, non li ho ciullati. Scusami, è una giornata impegnativa questa. Tu mi dicevi che sei anche un vendor? Puoi prenderti nel mio badile? No. Ma vaffanculo, testa di cazzo. Il Girdas Ezenaliev. Sì, Ezenaliev, ok. G4X6359V. Luglio-novembre, ok. Fammi dare un'occhiatina, giusto per, ma tutto in regola. Le targhe, che ha la targa? Ciao, voglio dare un'occhiatina. Puoi andare, puoi andare. Tutto a posto, tutto a posto. Cofano? No, vabbè, ciao, vaffanculo. Via. Allora, Clo. Ah, commercialisti. Che cazzo. Prossimo. Rinnovate, così ogni tanto lo ricordo. Prego Dainara. Anche se porta alcune persone a chiudere la live, sono dispiaciuto, ma soprattutto ora con questo droppissimo. Ai 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 ai. Atmaturo. Mi chiedo solo di ricordarvi di farlo, tutto lì. Allora. Valenti Vasilenji, Vasiljev, Valenti Vasiljev. Novembre dell'81, maggio, buona. Mi segna quelle barili di petrolio, però. Ah, ok, l'ha tolto. Non ho un'ascia, merda. E cosa faccio adesso? Come faccio senza l'ascia? Sul tavolo non c'era. Comunque ho pagato 200 per il rifornimento. E mi ha dato un messaggio che non ho letto. Cioè non ho fatto in tempo. Che cosa aveva detto? Qualcuno è riuscito a leggerlo? Ho chiamato questo qui. Il rifornimento. Al garage. Grazie a Safer per i 9 mesi. Dove cazzo è il garage? Qua però non trovo un cazzo, era lì. Buongiorno. Al garage? Ah, il garage è quello con... eccolo lì, grazie. Dove la camionetta, giustamente. Eccomi qua. Ada? Cioè, io ho pagato 200 solo per farlo venire qui? Vacca puttana. Vabbè. Grazie. Cazzo. Per te sì.
No, si pronuncia. Grazie Giovanni per i 15 mesi. Un po' di robetta almeno. Siamo tornati. Chiedo di scendere. Tu testa di cazzo. Scusi, può fare l'usciere? Puoi comprarmi un altro coltello. Non mi piace il fatto che mi debba ricomprare queste cose. Ma non male, Gabriel, non male. Cioè, male per loro in realtà. Grazie. Buon rendere. Non posso aprire il cofano? Eccolo qua. C'è un cazzo. Aha. Madonna, roba che c'è in giro, sto scemo. Bon. Ah, sì, mi ricordo. Aha, e questo invece come lo rompo? La batteria della macchina. Con l'ascia. Scusa, ma è una batteria della macchina finta lui? Storia. Bom. Allora, vediamo un po'. Fertilizzante 13. Frigorifero 2. Cucine a gas 3. Atelier ad alto rischio 1. Toilette 1. Sapone 1. Bene. Allora niente, semplicemente ti arresto. Niente. E invece sì. E invece sì. Serve. Ah, cazzo, avevo un coltello da cucina, vabbè. Qui non c'era niente, vero? No. Ma infatti si sono fatti furbi. Vedi. Ascendi, signor Gatto, finalmente si riesce a trovare il lavoro dopo mesi di ricerca. E complimenti e congratulazioni, grazie mille. Ada? Niente. Posso assumere nuova gente? Secondo me se potenzio lui, poi dopo vada solo. Spero. È giusto, è così oppure mi conviene aspettare e basta? Non voglio sprecare soldi, anche perché ho ucciso uno per sbaglio, quindi vi chiedo l'ausilio. Chiedo il vostro ausilio. I love... Azayastan. Questo gioco è molto Paper Please. Sì, sì, assolutamente. Paper Please in 3D. Diciamo che mi è costato molto l'omicidio.
Ho chiesto se io potenzio la guardia carceraria, vado da sola poi a consegnare i galeotti. Gabriel, c'era un tipo che non potevo fare entrare perché viene da un paese che abbiamo embargato. E gli ho detto vattene via. E mentre se ne andava è partito un allarme. E io pensavo che lui volesse sfondare tutto e ucciderci. E invece non era vero. Stava arrivando un'altra guardia, cioè un altro riottosi stavano arrivando. E io gli ho sparato in testa a lui, però. È stato un disguido, non l'ho fatto apposta. Ciao, mister Basetta. Arosco prop shamana. Atmatur. Lui viene dal Kagastan. Odon Bayard, Odon Bayard, Odon Bayard, ha della sabbia, 96F9HX2D, dati nascita ad aprile, era il suo compleanno qualche giorno fa, maggio, aprile, boh, sembra tutto in regola, fammi dare un'occhiatina qui, oh, e beh, sembra tutto ok. Io per sicurezza ho sbirciato, te la do un po' dappertutto. Vai con Dio. Cazzo, la foto sembrava diversa. Cazzo. Prossimo. Vado quanto punitivo! C'ha ragione. Sole. Salve, Atri. Documenti. Atri. Ok, Rafik Sabirov. Sembra tutto ok. Sembra tutto ok. Un'occhiata già che ci siamo te la do, ma sembra tutto no perché sei razzista, non ho capito che dico. Aspetta, questi sono bagagli però. E non ci sono mica, ah no, bagagli 5, ah scusami, li avevi segnati 5 bagagli, perdonami, non lo so mica. Do un'occhiata veloce, ma mi sa che ci siamo, eh. Oh, via. Il basettone mi ha ispirato fiducia, è vero. Oh, scusami. Attenzione. Che cazzo, dov'è quello che si occupa di queste cose? Perché sei qua? Cosa stai facendo? Però fai finta di lavorare, dai, per cortesia. Restituisci la roba al signore. Mira Zax, grazie per i 31 mesi. Bom, ciao. Atlista. Piccolo grigio. Ai 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 ai. Perché? Come regolamenti in ingresso? Ah, lui veniva da Erkei? Oh fuck. Scusa, è una giornata de merda. In tutti i sensi, sia in game che fuori dal game. Quindi fammi vedere un attimo. Porca puttana. Dammi i documenti. Intanto. Ah, un sacco di bagagli. Da dove viene lui? Da Erkei, ok. Lui non può entrare. Lui non può entrare, va bene? Boh. Fanculo, lui e i suoi bagagli. Mannaggia a me. Bagagli 7. Bagagli 7. Restituiamoli al signore. Piace il coperto sfondato, vabbè, quelli sono cazzi suoi, non mi riguarda.
Sajo Siem Rachove. Immagino. Fammi riguadagnare soldi, ti prego, che sto già perdendo tutti i soldi. Yes. Buono. Грація, каро. Снежний голаб опока мену подродні і лувраху вьосн. Вони не тап задно оружники. Ето ваше партіо вам су, а да ослабіться мену... Alvar Polat. Alvar Polat. 5 abi. 15 k. Va bene. 15 maggio. E il 10 maggio. Va bene. Va bene, va bene, va bene. Dammi, fammi dare un occhio giusto per... Ma tu sei proprio un bravo ragazzo, si vede, eh. Foto? La foto era la sua, aveva i baffi, sì. Complimenti, bella macchina. Boh, tutto in regola lui. Pong. Borosego Daina. Che tanto sono salito di livello, mi dà più soldi se faccio giusto, ma mi toglie più soldi se sbaglio. Mi dà. Mi dà 130, vedi se faccio giusto. Se sbaglio fa meno 130. La posta è tomo. Ai vedo brazzi e la scopromota. Dai, c'è. Atric. Acrovrotai. Archistan, ok. Materiale ad alto rischio 6. Alexei. Alexei. Sokolov. Sokolov. Bon. 27 aprile. Sei al pelo, amico mio. Il carico adesso te lo controlliamo subito. Poi cosa c'è? Non è niente, che strano. Sei. Aha. Cosa c'è qui? Ma stai tranquillo, eh. Stai tranquillo, stai molto tranquillo. Par tutto in regola a me. Questo fatto che lui è un gran maleducato, ma... Atlista. Più nessuno. Noi abbiamo ancora un tipo qua e io a sto punto però lo porterei. Andiamo. Che odio i cancelli che si aprono in questa maniera qui. E che quel maglione ad alto rischio biologico. Sapete che mi gira anche la testa adesso? Non so se ho avuto altre intossicazioni alimentari o fosse solo un blocco intestinale. Non ho idea, mi sento veramente una chiavica. Boh. Febbre non mi pare. Posso girare anche avendo la mappa, perfetto. Ho mangiato male? Non lo so, non lo so, mi sento semplicemente molto male. Il tempo, dici? Scendi, scendi!
No, perché assassino? Ma lui non era con loro in combutta? No, mi ha tolto i soldi. Cazzo, e non lo sapevo. Pensavo fossi in combutta con loro. Mannaggia. 500 mi ha tolto. Avevo appena rifatto i soldi. Adesso vado in negativo a fine giornata. Che cazzo. Esagerati però, eh. Che cazzo di merda. Vabbè, ma ho ucciso due, ma... Vabbè, non sono in negativo, sono a 160, però... Adesso io dovremmo spendere più o meno... Oh, di nuovo! Buono, 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 che così rifaccio su due soldi. Buona, buona, 230. Scusi, ma io non uso colpi della pistola quando sparo, perché non riesco mica a capire. Stai buono che sto esaminando i cadaveri. Strana sta cosa delle somme delle munizioni. Mi sembra di non usarli, i colpi. Oh, ok. Giù di qua, giù di là. Se ce ne siete ti fanno passare, tu dici? È vero. Cimitero. I caricatori, dici? Ah, ok. Quindi ho 80 colpi. È un Paper Please 3D. Sì, esatto. Ma sapete che mi sta piacendo veramente molto? C'è lì, c'è roba magari. Dove sono? Ok. Ma per curiosità, cosa non era piaciuto agli altri?
E su Steam, sì. Ma è fatto bene, figo. È proprio Paper Please in 3D. Quello che volevano un po' tutti, credo. Semplicemente Paper Please aveva una grafica più efficace. Però, vabbè. Ah, no, è dentro, scusa. Qua purtroppo è molto anonimo. 129, dai, 359 dovrei essere a posto coi soldi. Che mi era piaciuto? Non lo so, mi avevano detto che... non so se a Kerim o ad altri non era piaciuto. Dai. Sì, sicuramente ne parliamo alla moca. Forse Thermos non è piaciuto. Mi ricordo che Thermos dicevano che alla lunga poteva sembrare ripetitivo. Vabbè, ma come Paper Please. Ma infatti ci sarà un dunque, spero. Vabbè. Chiederò. Oh, dai. Oh, no. Fumo nero. C'è una storia anche. No, no, ma ho già visto che ci sono cose, quindi... c'è la trama che finisce, ma infatti noi giochiamo quella. Eccoci. Adesso chiedo di ripararlo cortesemente. Quanto mi ha chiesto? Ah, 50, ok. Grazie. Minchia. Anche oggi l'omicidio mi è costato caro. Abbiamo 84 soldi. Mi danno ordini, sentiamo un po' che vogliono. Commandir, l'uscomni e fondre il Gavrilov Hitrak. Jevo madre a Ciuprisca u Vlada. Avie Pier Paslo tajet a Citropsaia Heno. Azmosna Sajadova ad Akriusco Terrori. Va bene. Mi hanno dato una macchina, eh? Cazzo, finalmente. È una macchina civetta questa. Infatti ci provo un po' con tutti. Capita? Destra. Poi sinistra, cioè dritto di qua. E seguo la strada. C'è il diesel? È un diesel? Questa macchina qua devi metterla là. Madonna. Vedo anche un po' di drifting. Spengo anche i fari.
Qui diventa sospettoso finché non si allontana. Posso farci poco. E dai, fammi rifare per piacere. Punto di controllo, non so cosa voglia dire. Spero che sia dopo che... No, ma a piedi. Ah, ecco. Forse era più il correo. Alexa, quali sono i paesi scandinavi? Non so perché mi ha dato questo consiglio. Ok. Ma perché me lo proponeva? Scandinavi? Ah, tutti i paesi scandinavi hanno una croce scandinava. Ah, vedi? Capito? E non so, era lì che me lo diceva. Boh, perché cazzo me ne dovrebbe fregare? Poi gliel'ho chiesto. Perché ho parlato di che ha, dici? Era giusto scandinavi. E lei ha detto scandinavi. Sopra lei. Rendiamoci conto che qualche anno fa era uscito Google Home. Tutti a pensare, ma che cazzo te ne fai? Cosa serve? Cosa non serve? Oh, è diventato, non dico essenziale, ma quasi, eh. Banalmente per me che ci controllo pure le luci e le cose di casa. Timer da cucina e compagnia bella. È sceso? Io troppo lontano, ma sono qua. Ah, eccolo, lui è sceso con la lanternina. Scendo anch'io con la lanternina. Ma che figata! Cambiato veicolo oppure c'è una tenda? Che cos'è? Sembra un furgone. Ma io non lo vedo più lui. Ah, eccolo di là invece. Io vedo benissimo. Non è buio. È una gamma ben bilanciata per un gioco del genere. Capito io, ma... schizza le stelle. Pedinamento più lungo della storia. Adesso facciamo il giro del mondo a piedi. Wando, buongiorno, mi sono svegliato ora che ieri sono andato in cima al Monte Bianco. Come è Natale? È stato bellissimo. È molto bello. Fresco? Tavolo buono che conosco.
mi confronto. Mi confronto, gli chiedo qualche cosa. Salve? Ma la bandiera pirata. Mi confronto così. Io sì. Ah, lui fa parte della resistenza. Guarda lì che c'ha il pugno di coso. Di Red Faction Guerrilla. Tommy, grazie per i 26 mesi. Opoznaj vodzu Mikhail Garin, Alma Umratu. Eta jevo madre patruč. Enon sozdal kvavafista, oni duro vsiem eta stopa ili kriminal za bratstva. Вы, возможно, подшадать коммуни регулков? Или пшистать нас, а да рату бадули ородни? È veramente paper, please. Io vado con lui. Viva la rivoluzione! А я знаю, что это вицнего дураж. Здравля, ач акари свободен. Bravo. Cosa più delle conseguenze che gravano sui traditori, decidi di aiutarlo a fuggire. Dopo un'ora di strada attraverso i passaggi deserti, si raggiunge una miniera abbandonata, da cui le gallerie conducono ben oltre il confine dell'anticristo. Il commissario è furioso alla notizia del fallimento, da te imputato al guasto della volante. Direi che possiamo chiudere qui la giornata. Salve. Prossima volta datemi una macchina decente. Io mi fermerei qui, però. Sì, scusami. Oddio, spero che... Cioè, come si salva? Si servirà dormendo? Spero di sì. Sì, salva dormendo, ok. Per fortuna, perché era proprio quello che non avevo voglia di fare un'intera giornata in più. Oh, direi che ho resistito il più possibile. Perdonatemi gli ultimi 20 minuti. Li regaliamo a Morelli. Ci vediamo stasera. Spero di stare meglio, ma credo già di sì. E... salutatemi Morelli. Salutatevi Karima le due. Ride i termosifoni. Dai, che non me l'ho messo il ride. Spazio i termosifoni. E noi ci vediamo stasera con Resident Evil. Per